Buonasera a tutti, sono Michelangelo Berti, in parte che mi occupo di coordinare le attività di marketing comunicativo e operativo. Provengo dalla prevendita, sono un RHCSA e un RHCQA, quindi alcune delle cose di cui vi parlo effettivamente le ho toccate con mano, quindi non fatevi ingannare dall'attuale job title. Lasciatemi presentare rapidamente chi è Partech. Partech è nata dalla fusione di due realtà sulla piazza di Roma e di Milano, rispettivamente Bubble e Soltech, che anche se su mercati diversi, principalmente telco e finance, erano entrambe impegnate nella realizzazione di soluzioni, di servizi, di progetti abbastanza sofisticati, evoluti, tipicamente basati anche sull'integrazione di tecnologie open source. Uno dei capisaldi della nostra filosofia ha sempre riguardato l'adozione di tecnologie standard e il rispetto dei protocolli standard, quindi per evitare di creare il cosiddetto vendor lock-in. La collaborazione con Red Hat è ormai consolidata, è iniziata circa 10 anni fa. All'epoca cercavamo una soluzione che ci consentisse di avere un file system distribuito e scegliemmo il vecchio Global File System. Successivamente ci siamo specializzati sempre di più sul mondo Red Hat Enterprise Linux e siamo passati, pian piano evolvendoci, al filone middleware e anche a tutto ciò che è la recente cloud infrastructure, quindi OpenStack per dirne una. Il nostro attuale rapporto con Red Hat è, come potete vedere, siamo Premier Business Partner con specializzazione sul data center infrastructure, ma come vi dicevo non tralasciamo anche tutto il resto. Parliamo un po' della soluzione, del caso di studio oggetto di questo argomento. Come al solito, come da tradizione, vi portiamo un caso di studio, un progetto fatto da un cliente e non qualcosa di puramente teorico, perché ci teniamo a raccontare come abbiamo realizzato qualcosa. Ormai nel lontano 2012 uno dei nostri principali clienti, non vi dirò il nome, ma diciamo, fate un atto di fede in tal senso, ci raccontò che la loro offerta di database hosting, che era pensata principalmente per un tipo di clientela evoluta e anche, lasciatemi dire, alto spendente, effettivamente non era in grado di coprire le esigenze di un pubblico diverso, di un pubblico che era dotato di meno di numero inferiore di competenze IT o magari non aveva proprio un reparto IT all'interno dell'azienda e che in qualche modo aveva bisogno di qualcosa di meno sovradimensionato. Allora, davanti a un buon caffè ci mettiamo a ragionare su quali potevano essere i requisiti di un progetto, di una soluzione che andassero a soddisfare queste lacune, se così si può dire, della loro attuale offerta. Gli obiettivi principali riguardavano la semplicità d'uso, quindi per consentire anche ad utenti meno tecnicamente smaliziati di poter fruire di questo tipo di servizio. Avere un provisioning immediato, questo per renderlo immediatamente disponibile a chi lo andava a contrattualizzare e non entrare nel tunnel dei tempi di delivery di cui vi parlava anche prima Ugo. Ovviamente l'obiettivo era sempre mantenere l'accesso sia da il client TCP, quindi il classico client che utilizzavano, o dalle applicazioni, e anche attraverso un'interfaccia web, in modo che anche chi non era in grado di lanciare comandi SQL diretti potesse comunque accedere al database. L'idea di base era di offrire una fatturazione sia di tipo flat, quindi con dei profili prestabiliti in cui erano stabiliti appunto a priori la quantità di CPU utilizzabile, la quantità di RAM dedicata ovviamente alle connessioni e agli utenti e la quantità di storage, e l'idea di evolversi pian piano verso qualcosa di pay per use, quindi sulla base delle effettive richieste, esigenze del cliente, provare a evolversi anche su qualcosa di veramente as a service, perché sapete meglio di me che l'as a service è composto da tanti pilastri e il pay per use è sempre stato uno di questi. Ovviamente doveva essere orientato alla vendita massiva, perché essendo un qualcosa rivolto a una platea maggiore, doveva essere vendibile facilmente con dei processi completamente automatizzati. Questo era un progetto abbastanza interessante, c'erano svariati approcci che potevamo scegliere per realizzarlo. Vediamo alcuni, un confronto rapidissimo. Loro provenivano da una situazione single instance, dove c'era un rapporto 1-1 tra la macchina virtuale e l'istanza di database, qualunque questa fosse, MySQL, Postgres o quant'altro.
Questo era perfettamente adatto a chi aveva bisogno di un altissimo livello di personalizzazione sul server stesso o voleva gestire e aveva le competenze per fare tutto questo, ma era del tutto inadatto a chi invece non disponeva di queste capacità. Tra l'altro comporta un overhead di costo e tempo di gestione per quanto riguarda il patch management, la sicurezza e così via. Quindi era piuttosto complicato da gestire. Noi proponemmo una soluzione multi-instance, quindi dove il rapporto tra istanze di database e la virtual machine era di tipo 1N, quindi abbiamo più istanze che girano ben partizionate all'interno di una singola macchina. Questo ovviamente impone dei vincoli a livello di, per livello di personalizzabilità della soluzione, ma rispondeva a tutti gli altri requisiti, quindi andava benissimo. Voi mi direte, non c'erano solo queste due opzioni, ce n'erano altre. Oggi siamo nel 2015, OpenStack sta facendo, Red Hat sta facendo opera di evangelizzazione spinta sul mondo OpenStack. Trove, come probabilmente saprete, è il modulo di OpenStack dedicato a offrire un DB as a service. Certo, vedendola adesso sembra quasi che abbiamo reinventato l'acqua calda, ma nel lontano 2012 Trove non c'era. Di fatto Trove è stato rilasciato, la prima versione di Trove è stata rilasciata con la release di Havana di OpenStack del 2013, fine 2013, quindi comunque sia non c'eravamo coi tempi e di fatto è diventata matura solo con le versioni successive di OpenStack, quindi Kilo e Juno. In più, sembra veramente stupido dirlo, ma Trove richiede OpenStack e il cliente non solo all'epoca non ce l'aveva, adesso sta iniziando a valutarlo e a pensare di inserirlo anche con lo suo supporto all'interno dell'azienda. Quindi comunque sia richiedeva un tipo di piattaforma abilitante già pronta. Inoltre Trove ad oggi è pensato principalmente per offrire il servizio di DB as a service alle applicazioni che girano su OpenStack stesso, quindi questo era sarebbe stato un ulteriore vincolo se anche ce l'avessimo avuto. Andiamo a vedere in concreto com'è fatta la nostra piattaforma. Questa che vedete è l'architettura logica di alto livello. Perdonate il livello di astrazione, ma meglio di così non si poteva fare in 25 minuti. Come vedete le frecce rosse rappresentano tutti i canali di comunicazione tra le varie componenti e in questi sono indicati i protocolli, che come potete vedere è tutta roba standard, quindi non c'è nulla di proprietario. Andiamo a vedere rapidamente le componenti di questa architettura. Tutto parte dal core, che sono il pool di database host. Cosa sono i database host? Altro non sono che delle virtual machine che incorporano al loro interno cosa? Il sistema operativo. All'epoca era Red Hat Enterprise Linux perché Atomic Host non era ancora uscito. Come va detto Ugo, Atomic Host è la soluzione per far girare Docker, quindi questo sarà un ulteriore step evolutivo. On top ci sono tutte le librerie condivise sia del sistema operativo che nel caso specifico di MySQL, che è il DBMS scelto dal cliente per questo tipo di servizio. C'è tutto lo strato di Docker, di gestione di Docker e ovviamente vedete tante istanze, tanti container, quelli blu. Ognuno di quelli rappresenta una istanza di database MySQL dedicata al cliente. Come potete vedere, i database host sono raggruppati per tipo di profilo, Silver, Gold e Platinum. Questo taglio fatto un po' con l'accetta è servito semplicemente per semplificare tutta una serie di operazioni di scale out e di gestione a livello amministrativa, ma in realtà potevamo fare in maniera del tutto diversa. I portali, lo strato di interfacciamento verso l'esterno è rappresentato da Customer Portal, dove l'utente può andare effettivamente a usare un'interfaccia tipo PHP MyAdmin per capirci e andare a gestire il proprio contratto, il proprio profilo. E poi c'è l'Admin Portal, che invece è dedicato alle strutture aziendali, le funzioni aziendali del marketing per andare a monitorare la fruizione del servizio e delle operation per andare a fare anche le operazioni più banali tipo start, stop delle istanze, migrazioni e quant'altro. Sempre nello strato di interfacciamento troviamo un SQL proxy, un wrapper TCP, che di fatto limita i comandi amministrativi che gli utenti possono lanciare. Questo perché?
Per due motivi. Il primo, per proteggere gli utenti da loro stessi, perché se abbiamo detto che sono utenti che non dispongono delle migliori competenze per fare sta roba, non possiamo dargli una pistola carica in mano. Dall'altra parte, per garantirci la possibilità di andare a rilasciare progressivamente nuove funzionalità, ad esempio anche su dei database alternativi a MySQL, quindi riuscire a wrappare tutti i comandi in base al tipo di DBMS scelto. Il DWH Report è il database centrale di tutta l'infrastruttura, che contiene cosa? Contiene le configurazioni di tutta l'infrastruttura, poi vi spiegherò un po' meglio che cosa vuol dire configurazioni, e va a memorizzare tutti i dati dell'utilizzo dei sistemi. Questo perché? Da una parte per capire se l'utente ha scelto il profilo giusto, perché potrebbe averne preso uno sottodimensionato e quindi a tappo con le risorse, oppure potrebbe aver sparato un po' troppo in alto, quindi aver preso un Platinum quando gli bastava molto meno, perché magari era un sitarello Joomla o un blog WordPress. Dall'altra parte, questo predispone, getta le basi per una situazione del tutto pay per use. Quindi, una volta che io ho le metriche di esercizio della piattaforma, posso andare facilmente tra virgolette, sia chiaro, perché ci sono anche degli aspetti commerciali, ma posso effettivamente andare a ragionare su una situazione pay per use. Il Platform Orchestrator era un oggetto che era già presente dal cliente, ma noi abbiamo adattato a livello di connettori verso l'esterno e a livello di logiche, logiche applicative, per rispondere alle esigenze della piattaforma. Il Platform Orchestrator che fa? In qualche modo prende i dati dalle catene di delivery, quindi dalla sorgente, e li trasforma in comandi da lanciare sui database host. A bordo di ogni database host c'è un management agent scritto interamente da noi, che traduce dei comandi di altissimo livello, molto banali, molto semplici, poi li vedremo, che arrivano dall'orchestrator, li traduce in comandi più complessi che servono ad esempio per lanciare effettivamente la piattaforma, i container all'interno dei database host. Vediamo rapidamente che cosa fa il management agent. Può fare la creazione di un nuovo container, perché l'utente ha contrattualizzato un nuovo servizio e viene lanciato un nuovo container. Può riconfigurarlo o dismetterlo, può andare a fare le migrazioni e le upgrade di profilo. Migrazione per di profilo è praticamente la stessa cosa, perché significa spostare il container da un database host a un altro. In più consente di fare tutta la gestione del processo MySQLD all'interno dei container. Come potete vedere nel box di sinistra abbiamo un comando di tipo REST, quindi è una GET o una POST HTTP banalissima, in cui si richiede l'istanziazione di un nuovo profilo di tipo GOLD per l'utente Mario Rossi. Tutto questo viene tradotto in una serie di comandi a livello di sistema operativo, quindi come se ci connettessimo in SSH, per creare il cgroup piuttosto che per fare l'esecuzione del container. Vediamo rapidamente come funziona l'orchestration, questo per non lasciare un discorso completamente astratto. Vorrei farvi vedere effettivamente cosa succede quando un utente compra un servizio. Abbiamo appunto l'utente che acquista il profilo Gold dell'offerta di Database as a Service, la compra da dove? Dal portale del provider di turno. Questa entra nella catena di delivery già esistente, dove vengono effettuate tutta una serie di verifiche commerciali e tecniche, ok? Una volta che la catena di delivery va a espletare tutte le fasi, butta i dati sul Platform Orchestrator di piattaforma. Questo che fa? Lancia una serie di comandi interni. Intanto va a verificare sul DWH Report se c'è disponibilità di slot per quel tipo di profilo Gold. Questo perché il DWH Report contiene una tabella di configurazione proprio per questo tipo di cose. A questo punto i casi sono due. Potrebbe succedere che non ci sono slot disponibili. Allora l'orchestrator non è che manda semplicemente un KO tecnico, lancia un comando più complesso, va a istanziare una nuova virtual machine all'interno della piattaforma di virtualizzazione del cliente, basata su un'immagine che abbiamo definito noi, ed è l'immagine per la virtual machine col profilo Gold. Questa viene lanciata. Una volta completata la configurazione, andiamo a inserire nel DWH Report a configurare tutti gli slot nuovi disponibili. Quindi quella macchina può ospitare, mettiamo 24 slot, abbiamo 24 slot disponibili. A quel punto la richiesta ritorna indietro e gli slot sono disponibili effettivamente. Che succede? Come prima cosa ne preassegniamo una per evitare che questo slot sparisca nel frattempo. Andiamo a lanciare i comandi sul management agent a bordo del database host. Questi che fanno? Vanno a istanziare la nuova
il nuovo container, vanno a configurarlo con i parametri che gli sono stati forniti. Dopodiché questi dati tornano al DWH report per andare a completare la configurazione. Finito questo step, si ritorna all'inizio. Quindi il sistema restituisce al Platform Orchestrator dati come l'IP, la porta e un'altra serie di informazioni come username e password. A questo punto questi dati rifanno il giro inverso nella catena di delivery e l'utente nel giro di pochi minuti si ritroverà una bella email con ok, per accedere al servizio tuo username e password sono questi, la URL per l'accesso è quest'altra, l'IP è la porta e così via. E a quel punto l'utente potrà immediatamente utilizzare il proprio database. Cosa potrà fare? Potrà andare sul Customer Portal a creare gli utenti e a gestirne i permessi, dopodiché potrà decidere se lanciare uno script di caricamento dati o ad esempio agganciare questo database a un sistema esterno, potrebbe essere un Joomla installato da un'altra parte, un WordPress, un Sugar CRM, quello che vi pare, e quello là sarà il software stesso a lanciare tutti i comandi per poter funzionare. Quindi a questo punto ci troviamo il nostro servizio perfettamente deliverato. Facciamo un passo indietro, ragioniamo un attimo sulla storia della piattaforma, che era nato per usare l'accoppiata Cgroups e Clinux. Di fatto i concetti alla base erano esattamente gli stessi, perché l'idea era quello di segmentare le risorse computazionali della macchina e creare un contesto di sicurezza per limitare in qualche modo i salti che un utente poteva fare all'interno del sistema. Questo concetto rimane praticamente identico. Con Docker cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che è tutto più facile, perché c'è qualcuno che si preoccupa per noi di astrarre tutte le complicazioni di base del sistema operativo per andare a renderle più facilmente fruibili. In più, lanciando dei container direttamente basati su delle immagini ci dà la possibilità di avere immagini diverse, per esempio per poter offrire delle versioni di MySQL diverse in base al tipo di richiesta che viene dal provisioning. Vediamo rapidamente cosa vuol dire passare da Cgroups a Docker. Nel box di sinistra vedete un piccolo insieme di comandi che prima venivano lanciati dal Management Agent. C'erano una pletora di comandi che servivano soltanto per creare l'ambiente e poi istanziare MySQL. Invece con Docker basta fare, o dopo aver creato i template ovviamente, lanciare un Docker run con i parametri della macchina, dell'utente e così via, e questo magicamente fa partire il container con l'istanza di MySQL a bordo. Quindi questo semplifica veramente la vita a chi dovrà gestire l'infrastruttura, a noi che abbiamo sviluppato tutto lo strato di comunicazione, e tra l'altro la rende un pizzico più future proof. Durante il progetto sono state affrontate tantissime sfide dai nostri tecnici, perché è molto più facile avere un rapporto 1-1 tra virtual machine e istanza, perché a quel punto tutto il problema anche di sizing, di sicurezza e di quant'altro è dipendente dalla macchina stessa. Qua invece abbiamo dovuto affrontare problemi per la gestione, per l'offloading dei log delle singole istanze, oltre che dei log di sistema. Abbiamo dovuto fare un performance tuning di quelli là veramente selvaggi per riuscire a capire qual era il giusto equilibrio tra tutti i parametri da dare un po' al sistema operativo e al processo MySQL, per fare in modo, per bilanciare le esigenze del cliente con ciò che effettivamente potevamo offrire con la stessa macchina. Anche a livello di sizing delle virtual machine, come vi ho detto, sono tarate su profili specifici, è stato fatto un lavorone, perché capire che l'ideale era fare 20 slot anziché 24 o 32 ha richiesto parecchio tempo. Quindi diciamo, se decidete di fare anche voi una cosa del genere, sappiate che le sfide da affrontare sono tante, è anche divertente per i tecnici, però non sono trascurabili. Quale futuro ci aspetta? Come vi ho detto, nella versione 1 siamo partiti con Cgroups e Clinux e con una serie di funzionalità core. Con la versione 2 abbiamo introdotto Docker e abbiamo potenziato alcune di queste funzionalità, le abbiamo rese più stabili. Ad esempio, inizialmente la migrazione del profilo non c'era. Una volta che prendevi un profilo silver, per migrare a un gold dovevi fare un CS attiva, non potevi migrare e basta. Adesso questa cosa c'è. Con la versione 3 potremmo pensare, non ci siamo ancora, abbiamo appena lanciato la versione 2, con la versione 3 potremmo fare tutta una serie di nuove cose. Intanto introdurre la famosa pay-per-use, che purtroppo però introduce anche una serie di aspetti commerciali che esulano da quelli tecnici.
potremmo con Docker creare delle immagini diverse e far scegliere all'utente in fase di acquisto non solo il tipo di profilo che vuole, il tipo di fatturazione di cui ha bisogno, ma anche la versione di MySQL più adatta alle sue esigenze, perché ad esempio SugarCRM, la versione XYZ, si ferma alla compatibilità con la 5.5 di MySQL e noi abbiamo già la 5.6. Quindi questo è un fattore da non trascurare. Altra cosa è che potremmo sempre pensare di offrire un DBMS alternativo. Uno potrebbe decidere, oltre a MySQL offro Postgres, nessuno me lo vieta. Sicuramente un passo fondamentale è introdurre una serie di funzionalità e di tecnologie di cui ha parlato anche Ugo, come Kubernetes e Atomic Host, per semplificare tutto ciò che è l'HA, l'alta affidabilità dei container. Questo perché ad oggi alcune cose non sono lasciate allo sbando, sono comunque gestite ma manualmente, e noi vorremmo sfruttare quanto più possibile la tecnologia per evitare di reinventare l'acqua calda di cui vi parlavo prima. Anche l'idea di fare degli snapshot autogestiti dal cliente, sempre attraverso il customer portal, ha una sua utilità, perché ad esempio per fare backup lui in autonomia a prescindere dalla piattaforma, e per fare anche dei benchmark, degli stress test, delle attività distruttive. Ad esempio devo fare l'upgrade del mio software, prima faccio uno snapshot con la versione del database corrente, così se succede qualche pasticcio faccio rollback in autonomia senza dover chiamare il customer care o senza dover avviare richieste di vario tipo. Ultima ipotesi, e l'ho messa in corsivo perché è quella un pochino più esotica, se così possiamo dire, valutare un'integrazione con Trove, perché è vero che hanno due scopi abbastanza diversi, ma in un'offerta più ampia di database as a service, trovarsi un database hosting molto tradizionale, un DB basato su container e un qualcosa basato su Trove per gli utenti che utilizzeranno gli altri servizi ospitati da OpenStack, potrebbe avere un suo perché. Probabilmente non sarà nella versione 3, l'ho messo in corsivo apposta, ma diciamo mi piace pensare che sia in roadmap anche questa cosa qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo ancora una volta la cortesia se potete darci i feedback form, e buon proseguimento con Red Hat.